Ricominciamo, cantava qualche lustro fa Adriano Pappalardo, e allora che si ricomincia anche per quanto riguarda la Lucchese. La squadra rossonera, ma più in generale tutto il settore giovanile che ha sfilato sul prato del Porta Elisa sotto le luci del nuovo impianto di illuminazione, è stata presentata giovedì sera al Porta Elisa, gremito da quasi un migliaio di tifosi. Vero che l'ingresso era libero, ma il clima è ancora ferragostano, eppure la gente non è voluta mancare. E si è fatta sentire con tanti applausi e cori, ma anche con qualche fischio, in particolare presi di mira il sindaco Tambellini, che ha fatto spallucce, e l'attaccante Jacopo Fanucchi, cui i tifosi faticano a perdonare il passato pisano e quel famoso bacio della maglia. Il resto è stato tripudio quasi, tra i più osannati capitano Lè Marcos e Specie, ma anche il tecnico Baldini ha fatto registrare una bella percentuale di consensi. Non è voluto mancare il presidente Bacci, che con la solita sicurezza ha ribadito e confermato le proprie ambizioni, nonché la voglia di costruire una grande Lucchese, perlomeno protagonista. Ed in tal senso i colpi proprio dell'ultima ora, messi a segno da un raggiante Giovanni Galli, la dicono lunga su quanto aleggi la fiducia di aver allestito un'ottima squadra. I rinforzi di fine agosto sono il difensore Daniele Mori, 25 anni, che arriva dall'Udinese, e l'attaccante Demiro Pozzebon, 26 anni, dall'Avellino. La serata è stata lietata anche dalle battute e dalla verve del noto comico lucchese Matteo Cesca, un amico tra l'altro anche di Noi TV. Insomma, una bella notte di calore e colore, naturalmente a forti tinte rossonere. Ora la parola passa al campo, spetta la squadra, chiamata domenica all'amichevole di Colle Valdelsa, ultimo test prima del campionato e del debutto da brividi sul campo della Spal, antica rivale di mille battaglie.